casa Bologna, ci siamo collegati con Paolo Montanari, associazione Piccoli Grandi Cuori di Bologna. Tanto piacere a me, anche per me, grazie. Allora, la vostra iniziativa è importantissima, perché vi rivolgete ai bambini più piccoli, quindi agli ospiti più piccoli in assoluto, e che tra l'altro parliamo di una patologia importante, perché parliamo veramente di un cuore dei bambini che è il nostro cuore, e avete lanciato questa iniziativa di crowdfunding per la raccolta di fondi per rendere più gradevole l'ambiente in cui vivono questi piccoli ospiti. Per continuare quel progetto che abbiamo già iniziato da un po' di tempo, che è il nostro progetto pareti, che colora le pareti del padiglione 23 piano terra, dove c'è l'unità operativa di cardiologia e cardiologia pediatrica e dell'età evolutiva. Quindi non solo bambini piccoli, ma anche persone grandi, perché i piccoli cuori crescono. Ecco perché piccoli grandi cuori, insomma. E niente, con questa raccolta fondi noi vogliamo colorare gli ambulatori della nostra unità operativa lì al padiglione 23, e questo primo, diciamo, obiettivo l'abbiamo raggiunto. Adesso abbiamo deciso di raccogliere altri soldini per colorare la terapia intensiva pediatrica, la stanza dedicata alla terapia intensiva pediatrica. E poi passeremo alla zona dei raggi, perché sono tutti ambienti che i nostri bambini frequentano, bambini e grandi, frequentano regolarmente, proprio per la loro continuità di cura, insomma sono esami che devono assolutamente fare. Il progetto è un progetto che vuole raccontare una storia, che è la storia dei nostri bambini, perché il cardiopatico congenito in genere nasce con un cuore un po' particolare. E noi l'abbiamo messo in metafora, abbiamo detto che i nostri bimbi sono dei semini che comunque vengono, che vengono piantati, diciamo così, e che crescono, diventano degli alberi che poi a loro volta generano frutti. E questi disegni, partendo dall'ingresso del padiglione 23, appunto piano terra, raccontano proprio i passaggi della vita, fino ad arrivare ad essere grandi, dove questi ragazzi diventano adulti. E questa è una... Farei vedere quel video spettacolare che avete fatto, dove c'è questa scena un po' capovolta, ma che fa capire benissimo il vostro ruolo. Ci fermiamo un attimo che guardiamo il video. Gabriele, che non cresci, è normale, verrà sempre qui da me. Ma sono un po' stufo. Di cosa sei stufo? Di venire qui in questo posto. Ci vengo poco, però è tutto triste, tutto bianco. Dai, mettiti sul lettino che ti controllo. Hai fatto il bravo. Io ho fatto il bravo, ancora ho fatto il bravo, però sono stanco. Non ne posso più dire qua. Cioè, anche se tu mi dici il cuore va bene, però pensa in questa mezz'ora se potessi vedere cose un po' più belle. Sai, Gabriele, che c'hai delle idee che quando sarai grande farai qualcosa di grande, grande. Ah, sì, dici. Penso un po' se... Questo non è solo il sogno di Gabriele, coloriamo l'ospedale insieme e questi disegni diventeranno realtà per ogni bambino che entra in ambulatorio. Perché la bellezza è cura e noi piccoli grandi cuori che ci occupiamo di cardiopatici congeniti da oltre 23 anni, specialmente di bambini, lo sappiamo bene. Guarda cosa abbiamo già realizzato in reparto. Aiutaci a portare i colori negli ambulatori della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica. Insieme rendiamo l'ospedale un posto dove possiamo sognare tutti, perché... Perché con un cuore dispettoso... aspettare giocando meglio. Perché il colore ci rende di buon umore. Perché anche mamma e papà hanno bisogno di un luogo sereno. Vai su ideaginger.it, dona e scegli le nostre bellissime ricompense. Ma fai presto, la raccolta fondi è o tutto o niente. Se non raggiungiamo l'obiettivo, niente colori. Inoltre, la Fondazione Sant'Orsola ci sosterrà replicando il nostro obiettivo, così potremo colorare tutti gli occhi di ambulatori. Coloriamo l'ospedale. Dona su ideaginger.it. Beh,
insomma, il video è stato chiaro, abbiamo visto il paziente più adulto e il dottore un pochino più giovane, insomma, quindi... Esatto, sì, abbiamo chiesto la collaborazione di uno dei nostri cardiologi, il dottor Bronzetti, e non solo, ma nel video c'è anche il nostro cardiochirurgo, il dottor Petridis, proprio perché appunto volevamo un po' così, insomma, sdrammatizzare le situazioni, questo bimbetto così un po' strano, no, che fa il medico e che chiede al nostro dottor Bronzetti, insomma, e che si scambiano qualche parole, e in effetti sono poi le parole che spesso i bambini dicono, ma com'è che questo posto è così chiaro, così bianco, vorremmo del colore, noi provvediamo con questo progetto, insomma. Senti, oltre 20.000 prestazioni ambulatoriali, 50.000 persone con cardiopatie, ma un numero che è impressionante è quello che un bambino su 100 nasce con cardiopatie. Esatto, e noi lo sappiamo perché vediamo arrivare tantissime famiglie, tantissime persone. Guarda, adesso stiamo raccogliendo i dati del 2020 che non sono naturalmente confrontabili a causa del Covid con quelli del 2019, ma se penso al 2019 noi soltanto come piccoli grandi cuori nelle nostre strutture, nella nostra casa di accoglienza, e abbiamo ospitato circa 400 persone, quindi è un numero importante che si affianca al lavoro che fa questa unità operativa, che è un centro di eccellenza regionale, ma non solo, nazionale. E poi la particolarità di questo centro è che ci rende tutti orgogliosi, anche noi come piccoli grandi cuori, è il fatto che appunto ci sia questa estensione dell'età evolutiva, cioè il che vuol dire che i nostri ragazzi che comunque sono nati con una cardiopatia congenita e seguiti fin dalla nascita da questo reparto, poi saranno seguiti da questa unità operativa per tutta la vita. E non è una cosa così scontata, non esiste in tutti gli ospedali. È importante perché il cardiopatico congenito è un ragazzo che ha certe particolarità, quindi deve essere proprio seguito da professionisti che conoscono, diciamo, questo tipo di malattia, diciamo così, chiamiamola così. E sono tanti ragazzi con cardiopatie congenite, effettivamente sono tanti. C'è chi ha una buonissima, e la maggioranza di loro ha una buonissima qualità di vita, e c'è anche chi purtroppo è in attesa di trapianto. E colgo questa occasione per sensibilizzare la gente per un'occasione importante. Donare assolutamente. La campagna del 14 febbraio che abbiamo lanciato quest'anno in occasione della... che il 14 febbraio non è solo San Valentino, ma la giornata mondiale di sensibilizzazione ai cardiopatie congenite, certo. L'abbiamo proprio dedicata a questo. Quindi tanti ragazzi, tanti bambini che nascono e che arrivano a Bologna, no, non solo dall'Italia, ma anche da fuori, dagli altri paesi europei e non europei, a farsi curare, insomma. Senti, io trovo molto interessante il vostro intervento, soprattutto in quello, come dicevamo prima, legato al colore, no? Perché la pandemia in questo ultimo anno e passa ci ha dimostrato come i rapporti umani, l'isolamento, eccetera, ha rimesso in risalto le pecche, le lacune delle strutture, che non è colpa delle strutture, hanno la loro identificazione, e la lunga degenza o la degenza anche breve, comunque confortata da un ambiente più piacevole, più alla portata soprattutto di un bambino, eccetera, le aiuta probabilmente anche a recuperare più velocemente quello che è la loro necessità, la loro degenza, che porta a un risultato positivo. Assolutamente, assolutamente. Noi infatti diciamo che anche la bellezza è cura, il prendersi cura in un posto bello, il prendere cura, cioè curarsi in un posto dove tu ti, insomma, ti puoi rilassare guardando una parete, o comunque quel tuo bambino, cercare di fare un gioco, cercando di identificare un'immagine, un disegnino, insomma sicuramente è una cosa importante. Ed è un progetto che è nato prima della pandemia, quindi assolutamente certo, in questo certo. Momento è davvero estremamente importante, per cui sì, chiedo alle persone di mettersi una mano sul cuore, visto che siamo in un momento
veramente particolare. Siamo a casa, non andiamo in pizzeria, magari 20 euro per una donazione. E poi magari veniteci a conoscere, insomma, andate sul sito, seguiteci su Facebook, perché noi pubblichiamo e cerchiamo di essere, insomma, pubblichiamo tutto quello che possiamo proprio per raccontare, no? Per essere trasparenti il più possibile. Sì, beh, come dicevi tu, il poco di tanti crea veramente un indotto sostanzioso, sostanziale. È del nostro motore, vuol dire, il cuore è il motore del nostro corpo, è il motore della nostra vita, da lì parte la nostra vita. Quindi un minimo di attenzione da parte di tutti, cercando di pensare che non sempre possiamo essere immuni da queste problematiche, quindi dobbiamo essere un po' coinvolti anche nelle problematiche degli altri. Una donazione minima, come dicevi, può contribuire a rendere tutto più valido, più umano. Assolutamente, anche perché poi sì, noi viviamo in una terra dove effettivamente le persone sono particolarmente sensibili, lo vediamo, insomma, e anche questo noi l'abbiamo voluto mettere in metafora nei disegni che abbiamo già applicato e che andremo ad applicare. Quando raccontiamo la storia del seme del nostro bambino, vogliamo raccontare anche la storia di questa terra, no? Di questa Emilia Romagna che è generosa, che insomma comunque è una realtà contadina che è cresciuta e è diventata una realtà importante, una realtà dove si lavora tanto, dove la gente comunque è attenta ai bisogni degli altri, per cui insomma sono speranzosa da questo punto di vista. Beh, poi il concetto che la bellezza è cura è un concetto bellissimo, è un concetto profondo. Un concetto di bellezza, cose di estremamente importanti. Tutto grigio, dove sicuramente troviamo, sì, quello che cerchiamo, però il fatto di essere in un posto colorato, voi pensate a un bimbo che entra in un posto così, no? Dove sicuramente non ne ha tanta voglia di entrare, ma nel momento in cui arriva davanti alla porta e trova dei bolli in terra dove può camminare e saltare, tanto per iniziare, qualche bel colore, disegni sulle pareti che raccontano poi una storia. Sarà la sua mamma a raccontarlo, il suo papà o la sua nonna, ognuno alla sua maniera, insomma. E questo credo che faccia un po' la differenza. La bellezza è cura, questo assolutamente. Dobbiamo un po' uscire dallo schema che un problema non ci tocca e quindi non ci riguarda. Il problema degli altri, ma soprattutto dei più giovani, ma non solo dei più giovani, di chi soffre, è una cosa che questo momento ci insegna che dobbiamo essere più solidali, più attenti. È anche un piccolo contributo, una piccola partecipazione, anche attiva, fisica, eccetera, aiuta a star tutti meglio. Assolutamente, quindi di nuovo invito anch'io tutti quanti ad andare sulla piattaforma Idea Ginger, che, e così lì possono donare quello che vogliono, insomma, e andare sul nostro sito, su Facebook, a conoscerci per toccare con mano quello che abbiamo fatto in questi anni e seguirci, così vedranno, insomma, l'evoluzione anche del progetto, assolutamente. E che dire, vediamo se magari quando potremo essere un pochino anche più presenti per vedere come va la vostra attività e come succede. Esatto, quando potremo finalmente ritornare ad abbracciarci e a vederci di persona, anche semplicemente allungarci la mano, apriremo le porte di questo reparto per farvi proprio vedere che cosa abbiamo costruito, cosa è venuto fuori, diciamola così, insomma, qual è il risultato. E ci saranno tanti bimbi che racconteranno tante storie, sicuramente. Certamente. Grazie. Un grande abbraccio e un cuore che batta sempre più forte. Grazie, grazie.